Il personaggio della settimana oggi racconta Alessandro Battisti, grande uomo di calcio, abruzzese adottato. Alessandro Battisti che ha vissuto con la maglia del Chieti i momenti più belli della sua carriera, ma non anticipiamo nulla perché do subito il microfono ad Alessandro. Ciao Alessandro, grazie per aver accettato il nostro invito. Vi racconto che Alessandro Battisti ci racconta che la prima è un po' come a scuola, argomento a piacere. Innanzitutto grazie a voi per l'invito. Vi racconto che posso raccontare di essere sicuramente una persona fortunata, perché per quasi 30 anni in questa prima parte della mia vita ho avuto la possibilità di poter vivere di calcio, che è la passione che mi accompagna da quando sono nato, e quindi questa è veramente una grande fortuna che ho avuto queste possibilità. E un'altrettanto grande fortuna è quella di essere riuscito a non vivere di solo calcio, perché ho avuto la possibilità di affrontare la vita sotto anche altri punti di vista, non soltanto quello di uno studio legale o di un tribunale, perché sono riuscito durante il mio percorso a diventare avvocato e a praticarlo. Ma una delle esperienze più importanti, forse quella alla quale sono più legato emotivamente e sentimentalmente, è proprio quella che ho affrontato circa 3 anni fa, quando, e per me è una fortuna anche quella, ho avuto la fortuna, è un momento molto difficile della mia vita, di vivere quella che secondo me è la vita vera che vivono tante persone, quella della sveglia all'alba, quella del lavoro 10-12 ore al giorno. E mi ritengo fortunato perché ho affrontato una grande esperienza e sono stato fortunato ad incontrare persone sulla mia strada che, ripeto, in un momento molto difficile per la mia vita mi hanno dato la possibilità di lavorare come si deve, e quello, niente, ripeto, è una delle cose di cui vado più orgoglioso, se non quella in assoluto più importante per me. Allora, cominciamo Alessandro a riavvolgere un po' il nastro, si può dire in diretta, età? 46 anni compiuti. Allora, mandiamo indietro di 30 anni il nastro della vita di Alessandro Battisti e andiamo intorno all'età dei 15-16 anni, che sono i giovanissimi o gli allievi, se ricordo male, della carriera calcistica. Sì, dopo aver iniziato nella squadra del mio paese, lì vicino, Frascati, Grottafrata, Canarini, Rocca di Papa, sono andato a giocare in una delle società più belle, oltre che importanti, della dilettantistica romana, che era la Romulea di via Farsalo, una società del quartiere San Giovanni, e da lì ho iniziato a muovere, tra virgolette, i primi passi, per finire 2 anni dopo in quella che secondo me è stata un'esperienza non più ripetibile sia a livello di settore giovanile che a livello di Serie C, che è la Lodigiani Calcio, nella quale ho avuto anche qui una grande fortuna di poterci stare 8 anni. Subito un difensore roccioso era Battisti, già a 15 anni? Ma ti dico la verità, a 15 anni forse per la struttura fisica giocavo davanti alla difesa, però poi dopo, come è arrivato in posti dove capivano di calcio, mi hanno subito immediatamente retrocesso lì dietro. 30 anni fa che calcio era, Alessandro? Ma era il calcio dell'olio canforato, dei campi di terra, delle scarpe nere, delle maglie di lana con i numeri grandi. Era un altro calcio che secondo me è rimasto anche fino a una quindicina d'anni fa. Sicuramente un altro tipo di calcio, anche se il mondo si evolve, si è evoluto anche questo sport. Però effettivamente secondo me rimpiango tante cose di quello che era il modo di fare e di vedere il calcio di parecchi anni fa. Erano anche gli anni della mano di Dios di Diego Armando Maradona, 1986, mondiali. Ma guarda, rivedevo proprio ieri che credo fosse il compleanno, oltre che del capitano, di Claudio Gentile. Capitano è uno, quindi si sa a chi mi riferisco. Francesco Totti. Era anche il compleanno di Claudio Gentile. Rivedevo proprio le immagini di quella partita dove lui marcò Maradona. Rivederle oggi sembrano passati 100 anni, perché una marcatura spettacolare a uomo, falli contro falli, anticipi. E lui seguì.
è un altro tipo di calcio. E io penso che per quanto riguarda una cosa che si è persa, ecco, proprio per entrare nello specifico, è proprio quella del difensore, secondo me. Oggi io fossi un responsabile del settore giovanile, obbligherei i miei allenatori a far marcare tutti a uomo fino a 16-17 anni, perché non si marca più a uomo e lo si vede anche in Serie A, dove si prendono dei gol veramente, veramente evitabili e banali. Poi Alessandro Battisti è diventato un po' più grandicello, ha cominciato il calcio non più quello dei pulcini, degli esordienti, dei giovanissimi, ma il calcio quello, virgolette, vero, quello dei contratti, quello da giramondo, perché poi alla fine è girato tanto. Alessandro, raccontaci come è iniziato questo tipo di calcio, che ricordi hai? Ma io, guarda, ti dico, ho esordito in Serie C con 12 anni, mi fece esordire mister Saul Malatrasi. E diciamo che quello era un tipo di calcio dove i calciatori di serie C2, che all'epoca c'era la C2, erano quattro gironi, si giocava anche su campi di terra, erano un po' dei miti per noi che eravamo ragazzini e che quando assistevamo dalla panchina alle partite. Io mi ricordo che il giorno dell'esordio la coppia d'attacco della squadra avversaria in un Lodigiani Battipagliese dell'88 era Mezzini Lucidi, quindi io a 18 anni mi sono dovuto marcare Mezzini, e questo la dice lunga sul valore di quelle squadre. Poi ho fatto tutta la trafila da Lodigiani, ho avuto la fortuna di avere allenatori come il compianto Ezio Volpi, Adelio Moro, Specchia e soprattutto Guido Attardi. Abbiamo vinto vincemmo il campionato di C2 e poi da lì c'è un bel episodio, perché dopo aver essere stato capitano della Lodigiani a 23 anni, l'anno della C1, io avevo finito il contratto con loro. Io ero un po', sono sempre stato un po' particolare, un poco incline agli schemi e ai modelli del calcio. Allora ho giocato ed ora non più. E allora finì il contratto con Lodigiani e lì potevo rimanere, perché comunque era casa mia, il rapporto con la presidenza, col direttore era eccezionale, però volevo qualcosa di diverso. Allora mi ricordo che l'ultimo giorno di mercato andai da mia madre, il mercato c'era a Milano, non ricordo il periodo. Andata a mia madre, disse: io non c'ho procuratori, detto mamma guarda, io feci una bella valigia grande. Mia madre dice: scusa, tu vai a Milano? Capito, ma a Milano domani torni? Dice: no, io vado a Milano, se trovo squadra torno, se non trovo squadra il primo aereo che c'è, beh, parto e non so dove vado, non so dove mi fermo. E così fu, infatti preparai la borsa, perché ho detto tanto non trovo niente, cioè non c'erano cose che mi piacevano. Partì, andai su. E come invece, come scesi, come mi si vedeva all'aeroporto, mi chiamarono e mi propose il Benevento, e allora riposi la valigia e iniziai a fare il calciatore. Ma veramente, se non avessi trovato il Benevento, probabilmente me ne sarei andato da qualche parte. Dove? Ma volevo andare in America, mi sarebbe piaciuto andare in America, girarla, anche senza una lira in tasca, un po' come oggi, quindi come allora è cambiato poco. Esatto, sorride anche Diego dietro la telecamera, perché è molto toccante e simpatico il racconto di Alessandro Battisti. Però in quella valigia, Alessandro, c'era anche il codice civile, c'era il codice penale, perché nel frattempo Alessandro Battisti è diventato avvocato. Sì, non ho mai smesso di studiare, a me è sempre piaciuto documentarmi, leggere. Poi ho fatto il liceo scientifico, diritto non c'entrava nulla, però è una passione che ho sempre avuto, e quindi mi sono laureato nel 2003. Allora l'università non era come oggi, nel senso che non è che c'era internet e tante situazioni che tu potevi studiare o fare da lontano. Io da Benevento, da San Marino, da Chieti, andare a fare gli esami e prepararsi non era semplice, però volevo la laurea, volevo laurearmi, ci sono riuscito e sono contento, perché poi comunque sono diventato anche avvocato e la pratica legale mi ha insegnato tantissimo, e sono veramente legato alle persone che mi hanno dato questa possibilità. Vi racconto come ero con la toga. Ma con la toga è l'emozione che ho provato, poi me l'ha apprezzata il mio Dominus, che non l'ho mai comprata in realtà, Roberto Ferrone, me l'ha apprezzata lui, e quindi, perché poi noi facciamo, io facevo fondamentalmente penale, quindi mi capitava spesso di andare con la toga in tribunale, però sotto c'erano sempre le scarpe a ginnastica, perché sono sempre stato un po' così, diciamo che ho i galli ai piedi, allora volevo stare comodo.
E poi Alessandro Battisti ha vinto un campionato a San Marino, sul web spopola una foto con la maglia con scritto Alfa Lum, che era lo sponsor del San Marino, e una folta chioma sciolta e un fisico invidiabile, quello è il miglior Alessandro Battisti. Però il miglior Alessandro Battisti per noi abruzzesi è Battisti, prima giocatore e poi direttore a Chieti. Hai un minuto e mezzo per raccontare i Chieti. Beh, un minuto e mezzo è poco, però 13 anni sono tanti, 13 anni della vita professionale di una persona sono un'eternità. Io, per me è stato un privilegio, perché ho vissuto i momenti all'inizio, poi con la vittoria del campionato, poi da direttore sportivo siamo ripartiti dalla promozione, in 4 anni siamo arrivati in Lega Pro, abbiamo fatto le finali playoff, quindi è stato un percorso meraviglioso dove soprattutto nella seconda fase mi sono dovuto rimettere in gioco, perché c'era molto scetticismo, giustamente, sulla mia persona, dopo come era finito l'epilogo, dopo la partita di Pisa, la retrocessione. Quindi, però la soddisfazione è stata proprio quella di mettersi in gioco e di riuscire a tornare a grandissimi livelli con questa squadra che mi ha dato veramente tanto. Un dirigente di Chieti che abbracceresti per sempre? Ma quello che mi viene in mente è Luciano Di Giampaolo, ma ce ne sono stati tanti, Antonio Buccilli, Giustino Angeloni, tanti, poi tutti quanti, io ringrazierò sempre tutti, perché mi hanno dato veramente la possibilità, Bellia, De Cesare, tutti quelli che veramente mi hanno dato la possibilità di lavorare, di divertirmi e di soffrire anche nel posto in cui ho dato tutto e ho ricevuto tutto professionalmente parlando. Una partita a Chieti che vorresti rigiocare che non ti è andata giù? Ma vorrei rigiocare, probabilmente ce ne stanno tante che vorrei rigiocare, però sinceramente quella che vorrei rigiocare, per le emozioni che ho avuto, è quella del 17 giugno del 2001 col Teramo, perché la vittoria di quel campionato quel giorno fu un giorno che difficilmente riusciremo tutti noi a cancellare. Vi racconto che Alessandro Battisti è anche stato, è una persona che ha deciso ad un certo punto: non faccio più l'avvocato, nonostante gli studi, ha deciso: non mi riconosco in questo mondo del calcio, vado a lavorare in fabbrica, mi sveglio alle 4 del mattino. Sì, diciamo che è stata una decisione un po' indotta, perché purtroppo non c'ho più i soldi manco per fare la spesa, e quindi è stata una decisione che ho dovuto prendere, ma ho avuto la fortuna anche qui, tramite un fratello che per me è Andrea Viola, di conoscere Antonio Pezzone, che aveva la possibilità di farmi lavorare. E ho lavorato per 10 mesi in un magazzino dove preparavamo i mercati di una nota azienda di supermercati. E la cosa che mi è rimasta, la grande umanità che c'era, il grande sacrificio e soprattutto la sveglia che non l'ho più tolta dal mio telefono, che squillava alle 4.46 di ogni mattina per le 10-12 ore al giorno di lavoro. Facevo il facchino, però mi sono imparato bello, e quando sono dovuto andare via, con grande gioia perché rientrava nel mondo del calcio, però ho lasciato veramente grandi persone con le quali mi ci sento tuttora e spero di riandare a trovare il più lontano possibile. Alessandro Battisti vi racconto che ci racconta che poi è tornato nel mondo del calcio, l'Aquila per più di 2 anni, ora la Nocerina, ma non parliamo di queste società perché lo scopo è quello di raccontare Battisti a 360 gradi anche dal punto di vista della vita vissuta. E quindi ti chiedo, Alessandro, dal punto di vista proprio professionale tuo, un'operazione di mercato che ti tieni stretta, che ti tiene cucita nel tuo cuore, ho fatto un bel lavoro, quale ci racconti? Fortunatamente ne ricordo tante, se me ne chiedi una in particolare, ovviamente prendere Migliorini, che era stato scartato dal Chievo, e poi era un 98 da adesso, fargli fare 30 partite e rivenderlo al Torino in Serie A fu una grande operazione. Però io, sarà che l'operazione più bella della quale ho goduto è stata quella di Enea Parma, che presi in eccellenza a Chieti, perché è un giocatore fenomenale, fantastico, che quando lo portai a Chieti in eccellenza, giustamente non si sapeva manco chi era, è un giocatore che mi ha fatto veramente godere e lo adoro. Per me, ma tu, ripeto, la cosa più bella di questo mestiere è che ho veramente il rapporto che ho con i calciatori, perché per me sono delle persone che mi danno tanto, e quindi i legami che sono rimasti con tutti sono per me troppo belli e troppo importanti. Stiamo arrivando alla fine di questa piacevole chiacchierata con Alessandro Battisti. Ora questo, Alessandro, sono contento di dovertela far notare, è una famiglia forte Alessandro Battisti, ma Alessandro Battisti
nei confronti di sua moglie deve spesso cedere, abbassare, alzare bandiera bianca, perché Alessandro ti fa Roma come il figlio Leo, che salutiamo, la signora Battisti ti fa Juventus. Com'è la vita dentro casa? Ma sinceramente ci sto talmente poco, quindi, però lei non capisce niente di calcio, quindi finisce così, nel senso che ho sempre ragione io, quindi anche in questo sicuramente tifare AS Roma è qualcosa che di veramente importante e che parte dal cuore, quindi sono veramente contento di tifare AS Roma. Io, per chiudere, Alessandro Battisti, vi racconto che ho l'Abruzzo nel cuore. Perché? Perché veramente è una terra che mi ha adottato e che quando arrivai qui 20 anni fa, sinceramente avevo qualche perplessità, invece è una terra fantastica, ho incontrato persone meravigliose, infatti da subito ho deciso di fermarmi a vivere qui e quindi sono contento di... Certe volte i figli adottati riescono a volere bene più di figli naturali qualche volta a coloro che li adottano, e quindi questa per me è una terra che mi ha dato tanto e alla quale mi sento veramente legato. Grazie ad Alessandro Battisti. Grazie, attuale direttore sportivo della Nocerina, che si è raccontato nel personaggio di Rete 8 Sport. Noi vi aspettiamo martedì prossimo con un nuovo personaggio dello sport abruzzese. Ciao.